Cari amici appassionati di orologi, ben trovati. Che bello, siamo quasi a Natale, ma senza albero. Peccato, a me piacerebbe tantissimo fare l'albero anche quest'anno, ma Duplo sta sgranocchiando persino le pareti di casa e tutto io vorrei, eccetto che svegliarmi una mattina e trovare il cane sotto forma di maialetto arrosto fumante sotto l'albero, dopo magari aver sgranocchiato i cavi delle luci di Natale. Peccato, veramente peccato, perché per me tradizione, magia, l'albero di Natale, anzi se qualche proprietario di cane di lungo corso ha qualche consiglio da darmi, me lo dia volentieri, perché io ho avuto un cane per 18 anni, ma come Duplo, mai. Chiusa parentesi, oggi parleremo di un orologio che io ho comprato per me qualche tempo fa, non riesco a togliermi dal polso, quando naturalmente dispongo liberamente del mio polso, perché ormai la mia è una vita in prova, e quindi ogni giorno provo un orologio nuovo. Ciò significa che come effetto collaterale di questo, delle bellissime emozioni che io provo ogni giorno, ci sia il fatto che io non posso utilizzare quasi mai gli orologi miei. Quando indosso i miei prototipi è un momento mistico, quando ho la possibilità di farlo, ma non ho neanche la possibilità di indossare poi gli orologi come quello che vedrete oggi, almeno tutte le volte che voglio. Detto ciò, si tratta di un orologio che io ho comprato per ripiego, ma di cui sono stato da subito molto contento, anche con un piccolo mistero che oggi vi svelerò, perché non è ben spiegato da nessuna parte online, né nei siti italiani né nei siti esteri. Tutto ha avuto inizio qualche giorno prima del mio compleanno, quando avevo sul carrello di eBay un orologio di cui io sono sempre stato molto innamorato e che tra l'altro veniva venduto a un prezzo molto scontato rispetto al prezzo di listino, in quantità limitatissime, un prezzo che poi io non ho più ritrovato, perché almeno una volta al giorno controllo in tutto il web perché quell'orologio vorrei comprarlo. Cosa è successo? È successo che su eBay non era possibile acquistarlo, non lo spedivano in Italia, cosa che invece succedeva nel sito del negozio. Ma nel sito del negozio costava oltre 200 euro in più rispetto ai beni. 200 euro in più dall'America non sono solo 200 euro, ma sono 200 euro più l'incremento che si ottiene per effetto del ricalcolo del dazio. Quindi ho scritto tramite eBay, ho scritto tramite il sito, ho cercato un accordo, nel frattempo l'orologio è finito e io sono rimasto a bocca asciutta. A quel punto però io mi ero fissato sul volere un cronografo. Qualche giorno dopo sono stato in Svizzera, di ritorno dalla Svizzera sono stato da Grimoldi. Da Grimoldi a Milano ho trovato un orologio che io avevo già posseduto e di cui ero follemente innamorato, lo Jungans Pilot. L'ho comprato, l'ho usato, mi sono ricordato quali erano tutti i motivi per cui ero innamorato di quell'orologio, ma comunque non era quello che io cercavo, perché il cronografo che avevo perso su eBay qualche giorno prima era un cronografo con calibro di manifattura Flyback e io volevo qualcosa di speciale al mio polso, tant'è che a furia di cercare sono inciampato in un orologio cui non conoscevo ancora l'esistenza, un Alpina Star Timer Chrono Heritage, un orologio che, come fa presagire il nome, è dedicato alla linea aerea di Alpina. Alpina è un marchio che io adoro, tanto tempo fa avevo recensito un regolatore con calibro di manifattura. Come abbiamo visto qualche settimana fa, Alpina, Frederico Stunt, Arnold & Son, che è un marchio di altissima manifattura, insieme all'azienda La Jean-Perret, che produce calibri di manifattura ma anche complicazioni su calibri base, dopo Bulova, sono tutti stati
acquisiti dal gruppo Citizen, che ha portato, entrando a gamba tesa nell'orologeria svizzera, la sua forza economica, non cambiando, almeno apparentemente, né le strategie di marketing, né le strategie produttive, né la qualità, né i livelli di manifattura dei marchi che sono stati acquisiti, eccezion fatta per Bulova, che però ha voluto riposizionare su una fascia diversa. Molto probabilmente l'ingresso di Citizen nella gestione di queste maison ha garantito la longevità delle aziende senza creare un calo e una percezione qualitativa. Ciò detto, però, l'orologio che vedremo oggi è stato un po' un mistero, come dicevo all'inizio di questa chiacchierata barra recensione, perché si trovavano pochissime informazioni in giro, nei pochi siti americani, nei pochi blog, si trovava poco, e la mia impressione sin da subito è stata che avessero scritto le recensioni non avendo l'orologio tra le mani, ma a seguito della lettura delle note stampa. Questo in particolare per effetto della descrizione del calibro. Alpina nel suo sito è molto attenta a riportare la descrizione precisa di tutti i suoi calibri, sia quelli di manifattura che quelli su base ETA barra sellita, tra l'altro riportandone la derivazione in maniera molto chiara. Il calibro di questo orologio, di questo cronografo monopulsante con riserva di carica da 55 ore, non è presente sul sito Alpina, cioè è l'unico calibro non presente, la L727. E in quasi tutti i blog che hanno riportato la notizia di questo orologio è descritto come manifattura pura La Joperret, non Alpina, La Joperret. Quindi come calibro totalmente La Joperret. A quel punto io cosa ho fatto? Prima ancora che l'orologio mi arrivasse, ma dopo aver già fatto l'ordine, perché l'avevo trovato su Amazon, non c'è più tra l'altro, a un prezzo molto interessante, a metà prezzo di listino, il prezzo di listino è di 2875 euro, se non ricordo male, ho scritto all'azienda chiedendo: ma signori, è manifattura vera? La risposta su Facebook è stata di sì. Non vi mando gli screenshot perché sarei poco serio, comunque mi hanno detto di sì. A quel punto arriva l'orologio e io come prima cosa svito il fondello e controllo. I ponti effettivamente si presentano in maniera nuova, quasi nuova. Non è presente né un punzone ETA né un punzone sellita, e questo per ora la dichiarazione di Alpina sul fatto che l'orologio sia effettivamente di manifattura La Joperret. Però a uno sguardo più attento effettivamente la struttura è quella di un ETA 7750, ovviamente modificato perché si tratta di un monopulsante, come vi dicevo, con riserva da 55 ore. In tutto ciò, ad aumentare l'aura di mistero, c'è il fatto che l'orologio si posiziona nel catalogo Alpina sotto il loro solo tempo di manifattura, il nuovo start timer solo tempo di manifattura. E come? Un cronografo di manifattura, tra l'altro con funzione monopulsante, con aumento di riserva di carica rispetto ai calibri normali, che viene venduto a meno del solo tempo di manifattura, c'è qualcosa che non quadra. La sintesi, che credo sia la più realistica, è che La Joperret abbia realizzato un suo calibro base, in questo caso con complicazione monopulsante, ma in altri casi con complicazione ad esempio regata, su base progetto ETA 7750, abbia deciso di posizionarlo un gradino sotto le manifatture su progetto totalmente proprietario. Vedendo però l'orologio iniziamo ad ammirarne la bellezza, e cioè una cassa da 42 mm di diametro per un lug to lug di 44 mm e mezzo circa, e uno spessore di circa 14 mm e mezzo, compreso il vetro zaffiro bombato, che probabilmente si eleva per circa 2 mm.
L'orologio, essendo un orologio dedicato al volo, come il nome stesso Star to Timer fa presagire, ha una resistenza all'impermeabilità marina di 100 metri, che comunque sono più che sufficienti per un bagno. La corona è a pressione, ma si aziona in maniera molto piacevole e sicura, così come a pressione è il monopulsante a ore 2. Ma come funziona un crono monopulsante? Premendo la prima volta parte il cronografo, premendo la seconda volta si ferma e premendo la terza volta si azzera. Molto interessante, per quanto anomala, è la presenza di un cinturino con delle dimensioni molto strane. Abbiamo infatti 23 mm di passo del cinturino per 18 mm. Infatti, nonostante apprezzassi la qualità media del cinturino montato sull'orologio, che si presenta di un marrone con una pelle che sembra di ultima fattura ma rigida, ho colto l'occasione per farmi fare anche dagli amici di GB Straps dei cinturini da 23 mm in modo da poterveli presentare. Gli amici di GB Straps sono dei ragazzi italiani che hanno realizzato uno shop con cinturini con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che tra le varie opzioni e vari servizi che offrono hanno anche il servizio di adattamento dei cinturini. In questo caso hanno adattato tre dei loro cinturini di punta facendoli passare da una dimensione di 24 mm a una dimensione di 23 mm. Sono invece rimaste invariate le fibbie. Tornando all'orologio, sotto il vetro zaffiro, che ha davvero ben poche aberrazioni cromatiche e riflessi, troviamo il quadrante. In questa versione la scala tachimetrica è bianca e all'interno troviamo invece il quadrante blu. A ore 12 la scritta alpina Ginevra, a ore 6 la scritta automatic 100 metri Swiss made. Gli indici sono applicati ogni 5 minuti, argentati, e hanno un puntino di superluminova l'1 che è veramente molto evidente, così come evidente è il superluminova delle sfere. Da questo punto di vista, nonostante la quantità impiegata a livello dimensionale necessariamente sia poca, la resa è veramente alta. Presente anche la minuteria stampata, a ore 9 e ore 3 abbiamo i due subquadranti. A ore 9 quello dei piccoli secondi e a ore 3 quello dei minuti cronografici rosso, come vi dicevo, rossa è la sfera dei secondi centrali. Nella parte inferiore troviamo il fondello, un fondello chiuso che riporta la sagoma di un aereo supersonico sotto la sagoma delle Alpi con i raggi di sole. Ciò che è molto interessante, oltre al calibro, oltre al design, oltre alla qualità di questo orologio, sono le finiture della cassa, che si alternano in maniera molto sapiente tra satinate e lucide, ma soprattutto con una curva della cassa stessa che, come se non bastassero gli appena 44 mm e mezzo di lug to lug, rende l'orologio ancora più comodo al polso. Ma insomma, cosa penso io di questo orologio e cosa penso io dei cinturini GB Straps? Sono molto contento di aver acquistato questo Alpina. Meno contento di aver perso l'altro, perché era la mia prima scelta ed era l'orologio che tanto avevo cercato per anni e che finalmente potevo permettermi di comprare. Fanculo, scusate, vale la pena dirlo, anche perché, ve lo ripeto, quando si trovano certe offerte dagli Stati Uniti bisogna comprarli subito gli orologi, perché poi non li ritrovate, ve lo posso assicurare. Perché siamo portati a pensare che siccome un orologio viene svenduto negli Stati Uniti, allora lo svenderanno anche gli altri. In realtà no, i negozi che li vendono a un certo prezzo negli Stati Uniti li vendono per liberare probabilmente qualche magazzino o perché hanno fatto qualche acquisto cumulativo e comunque evidentemente ne hanno un vantaggio, ma finite quelle scorte in Europa, ma anche negli Stati Uniti stessi,
o quegli orologi non si trovano più e quindi pochi che si trovano a listino, oppure comunque i negozianti non ve li regalano. Cioè, quindi quando voi trovate, fidatevi di uno che ha perso l'ennesimo orologio che voleva e ha perso l'ennesimo affare. Quando li trovate a determinati prezzi, prendeteli, perché poi probabilmente neanche usati li troverete di nuovo a quei prezzi. Detto ciò, però, bisogna essere onesti, questo Alpina è bellissimo. È bellissima la complicazione, anche se io avrei voluto una complicazione flyback. È bellissima la cassa, sono bellissime le finiture, gli accostamenti cromatici, al polso sta da Dio. E anche il cinturino, così slanciato, da 23 a 18 mm nella versione originale, è veramente interessante, perché restituisce un'indossabilità molto molto particolare. Però ha due difetti: è rigido, probabilmente anche perché è nuovo, e ed è troppo grande per il mio polso. Avrei dovuto fare un foro in più, e sinceramente cinturino originale preferisco preservarlo nel caso un giorno mi dovessi stancare dell'orologio e dovessi decidere di venderlo. Da questo punto di vista intervengono ad esempio gli amici di GB Straps, che hanno realizzato dei cinturini che sono molto molto interessanti, molto ben fatti, che vengono venduti, trovate il link del sito in descrizione, a prezzi assolutamente più che accettabili, e che inoltre, come avete visto in questo caso, offrono anche delle personalizzazioni, come quella dello restringere in caso di misure anomale il passo del cinturino per permettere un'adattabilità totale. Bene amici, a noi non rimane che darci appuntamento alla prossima video recensione, che sarà di un Rotary appena uscito sul mercato internazionale, non ancora arrivato tra l'altro sul mercato italiano. A presto!